21 settembre 2019 San Matteo, apostolo ed evangelista Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9 In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò i farisei dicevano ai suoi discepoli Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo disse Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire Misericordia, o voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. La speranza è contagiosa. Matteo, gabaliere per conto dell'impero romano, ebreo in odio ai connazionali per l'asservimento al nemico nel modo più infame, era un peccatore che non temeva il disprezzo degli osservanti della legge divina ma viveva in modo libero da ogni vincolo religioso. Dalla sua postazione sulla piazza dove passava l'umanità più disparata in tutte le sue manifestazioni buone e cattive, Matteo era conosciuto, ma anche conosceva gli uomini, la loro natura, e poteva chiamare per nome tutti, ma anche i loro vizi. Dietro al banco delle imposte, Riceveva maledizioni e confidenze, chiacchiere e novità, non escluso quel parlare del nuovo personaggio, il Galileo, che avvicinava tutti chiedendo conversione in cambio di amore. Sapeva Matteo che quel maestro parlava da incanto e che la folla lo cercavano. Molti peccatori erano andati da lui, trovando accoglienza, misericordia e possibilità di nuova vita. Una dignità che nasce solo dalla certezza interiore che Dio ha accolto la richiesta segreta, ha curato una piaga nascosta, ha avuto attenzione perché era solo oggetto di spregio e di odio. Al disprezzo si risponde con il cinismo: al vanto orgoglioso delle virtù si getta in faccia il peccato stentato. Ma quel Gesù di cui la gente parlava e che Matteo aveva intravisto non disprezzava, non si vantava, ma curava, sanava con la parola, un tocco e le malattie erano guarite, gli animi risorgevano. Questo era quello che si agitava nel cuore del gabelliere, sfrontato e fiero per la gente, ferito e solo nel suo cuore. Il passaggio di Gesù è veloce ed essenziale. Un richiamo, una sola parola, seguimi e la risposta di Matteo è pronta e immediata si alza e lo segue Gesù che conosce il cuore di ogni uomo lo chiama perché sa perfettamente che Matteo è stanco del mondo e di se stesso che desiderava tante volte tendere una mano e solo essere notato da Gesù ma non aveva il coraggio paralizzato dalla sua vita pesante dalla pidudine degli incontri con i cuori duri degli uomini della legge di Dio. La misericordia di Dio va incontro a Matteo e lo coglie là dove avrebbe voluto. Lascia immediatamente tutto, segue Gesù, per lui farebbe qualunque cosa, è affascinato dalla sua benevolenza, per la quale lo tratta come un uomo, gli dà speranza e gli mette un genio di vita, che fresco e novello spunta nel cuore. La sua gioia di essere vivo e amato è incontenibile. E presto organizza un banchetto e chiama tanti amici con i quali conduce la stessa vita. Tanti altri vogliono vedere cosa è capitato a Matteo, certi vorrebbero la stessa cosa, tutti sono con lui, attorno a questo ospite insolito, grande eppure umile, santo eppure lì, con loro. La gioia della vita rinnovata dallo Spirito del perdono di Dio. È contagiosa, non può fermarsi e non può essere fermata. A nulla valgono i rimbrotti arcini e invidiosi della bontà estrema del giovane rabbi e della sequela che provoca col suo amore vero, del cambiamento che suscita nei cuori. Gesù, con la sua misericordia, è lì a giudicare il loro orgoglio, la loro ostiosità, la superbia sprezzante, ma soprattutto la sterilità. Del loro sapere e la contraddizione della loro vita brutta, coperta con l'oro fasullo dell'ipocrisia. Gesù è venuto a salvare i peccatori, dice, ma quanti non possono provare l'ebbrezza del perdono perché non vogliono essere considerati peccatori, preferendo la posizione sul loro trono costruito a fatica negli anni, diventare nulla e nessuno. Per poter rinascere, non è di tutti, ma lo è per Matteo, e con lui sono gli amici di sventura, tutti coloro che non hanno più nulla da perdere perché la vita ha già consumato tutto. Nessuna illusione, un realismo impietoso sugli uomini e su se stessi. Fino al momento dell'incontro, quello vero, unico, quello con Gesù che chiede umilmente di entrare. E di essere signore dell'anima, poiché è sua. Il Creatore chiede di essere Salvatore, chiede il permesso alla creatura di essere il suo medico e di farlo tornare alla vita. Dio vi benedica.